Comunque, ci sono delle monete sopra questo tendone. Questo vuol dire che dobbiamo proseguire da quella parte per poter prendere gli altri desideri. Ma prima, visto che ci sono queste mucche da queste parti, vieni con me. Le usiamo per aprirci altre strade. Mucca, dove cacchio vai? Vieni. Ma perché non viene? Cos'è? Ha paura della grata? Boh, per qualche motivo questa mucca non vuole venire. Va bene. Guarda, arriva qui alla grata e non mi segue. Perché? Cos'è che c'hai paura di cadere? Vabbè, questa mucca ha paura di cadere. Benissimo. Ok, mucca, tu vieni con me? Almeno questa mi segue, perfetto. Grazie. Che così ci prendiamo altri soldi. Ecco fatto, ce ne manca solo una di moneta, dai dai dai. Ci manca solo una monetina. Con la prossima moneta possiamo prenderci già il nostro primo potenziamento. Dove sei? Eccoti qua. Lo sapevo che era uno sticker, non potevo avere così tanta fortuna. Dai su, c'è qualcuno che mi darà una moneta? Ecco qui, grazie. Oh, finalmente 150 monete. Entriamo nel negozio. E compriamo il nostro primo potenziamento. Grazie. Quella non è diventata più lunga, si è allungata tantissimo. Qua non finiamo più di correre. Sento che saranno abbastanza utili queste scarpe. Ne sono abbastanza sicuro. Those hold the fairy world color vats. If anything's happened to them, our color could be in danger. Ok. I got a feeling I'm gonna need a wish. Duh. Sì, ne sono abbastanza sicuro che avrei bisogno di... The mighty color factory. Sì, ho capito. Without them, life would be very gray. Something tore this place up pretty bad. What if we can't get the color back? Without my green hair, I won't be handsome. Don't worry, hon. One good wish should fix it. Once we have enough stars. Ok, sì, ma fammela andare a prendere. Se mi dai un attimo ci arrivo. Ecco fatto, la prima l'abbiamo presa. Qui che cosa vuoi? I quadri. Spero che ci siano da questa parte. Altri soldini che in questo momento sono povero. Proviamo a corrigli contro. Aspetta. Ok, non ho perso punti vita. Comunque la battuta di Wanda è stata abbastanza orribile. Oh, stupida. Dov'è? Non la vedo più. Presa. Hai voglia che sento il loro potere. Ma dai. Non parlano così gli elfi, Cosmo. Non credo. Grazie. Oh, corregli contro è il modo più facile per ucciderli a sto punto. Grazie. Ok, lì c'è un altro punto di salvataggio e qui abbiamo i nostri diamanti. Vieni qua. Ma dai, con ste battute. Un bambino non le capirebbe. Un bambino che non sia inglese non le capirebbe. Perfetto, ora che abbiamo i nostri diamantini, possiamo... Vediamo a che distanza. Ok, non lo prende da qui. Possiamo andarci a prendere la nostra ultima stellina verde. Ecco fatto. Ah, ho capito. Non ci serve qualcosa per volare sul fumo, ma qualcosa che ci faccia aggiustare tutto. Riparatron. Vabbè. Ok, quando... Ah beh, aspetta, forse il fulmine fa anche qualche tipo di danno. Chi lo sa? Dovremmo scoprirlo su qualche nemico. Eccoci qua. Quindi, con calma. Vieni qua, Timmy. Bravissimo. Ogni volta che vedo del fumo, immagino di poterlo attivare. Si attiva anche lui.
Ah, aspetta, quando si illumina, secondo me, vuol dire che c'è un oggetto da riparare. Ma se lo uso su un nemico, magari invece gli faccio danno. Può essere. Ok, io qua vedo il giallo. Ah, ma solo quando lo uso, giustamente. Ok, mi serve qualcosa per arrivare dall'altro lato. Avrei preferito qualcosa per volare, però se bisogna riparare la fabbrica di colori... Porca miseria, Timmy. Se bisogna riparare la fabbrica di colori, tanto vuol dire che ci serve. Green! Lovely green! All the green stuff verde! Adorato verde! Giustamente, Cosmo, tutto quello che vuoi. Allora, calmi tutti. Lì ci sono altri dindini. Come ci arrivo? Non lo so. Lo scopriremo probabilmente tra poco, quando avremo riparato tutto quanto. Allora, come ci posso arrivare con un salto? Direi di no. Dov'è il fumo? Dove posso riparare questo? Probabilmente salendo un po' in alto. Oh, calmo. Che succede? Cos'è stato? Cos'è stato quel flip incredibile? Prendiamo i cuori, che non si sa mai, che infatti ci servono tra poco. Eccoci qua. Perfetto, sono caduto. Le distanze, queste sconosciute. Eccoci di nuovo qua, questa volta con le distanze giuste. Ecco qui un pontino di carta, lì ci servono i fiori. Prossimo oggetto da riparare, il ponte giallo. Ah, ecco come arrivo lì. Perfetto. Perfetto, ecco come faccio ad arrivare a questa cesta. Con calma, dov'è che è il ponte? In teoria qua sotto, perfetto. Dammi un attimo. Beh, potrei già riparare anche questo, visto che siamo qui. Ci prendiamo altre 5 monetine. Ah no, non è vero. Allora, le casse verdi e quelle azzurre contengono un numero randomico di monete. Non è vero che quelle verdi contengono 5 e quelle blu ne contengono 10. Passiamo da questa parte. Qual è il prossimo colore? Il rosso? Il magenta? Il rosso, perfetto. Quindi passiamo qua sopra. Passiamo qui. Vediamo perché sono caduto. Scusami, io volevo salirci sopra per ripararlo, non per cadere. Ok, rieccomi qua. Ripariamo il suddetto oggetto. Ah, ecco perché non potevo salire lì, perché dovevo salire su questa piattaforma. Genio. Oh, calmo, non cadere. Prendiamoci altri soldi, altre 5 monete. Ecco qua, calmo Timmy, non cadere. Qui ci servono i fiori, perfetto. Ecco fatto, perfetto, bravissimo Timmy. E ora ripara. Yay, we restored all the color. That should rebuild at least some of the stepping stones. Plus, as if by magic, we can ride the rainbow slide back down to the ground. Whee! Ora abbiamo tutti i colori dell'arcobaleno. Allora, calmi tutti, dov'è il... Eccolo qua sotto, lo scivolo. Non vedo. Eccoci qua. Perfetto, altri soldi nelle nostre tascocce. Il punto è... Ah, eccolo lì, come ci arrivo? Stavo dicendo, dov'è la piattaforma? E questo qui giallo, dove è saltato fuori? Ah, un'altra... un altro sticker, perfetto. Ok, con calma. Ora, come faccio ad arrivare lì? Secondo me devo prenderlo al volo quando fa il giro. Il punto è, ce la facciamo? Secondo me no, eh. Cioè, secondo me devo aspettare il momento preciso in cui arrivava. Dio santo, stavo per cadere di sotto. Ottimo. Grazie del quadrifoglio che non ci serve. Ed ecco anche l'ultima moneta di questa zona. Ora che abbiamo il ripara cose, possiamo riparare un bel po' di cosine. Tutto ciò che c'aveva un po' di fumo vuol dire che è riparabile. Cos'è stato sto suono?
Ah, il cancello che si apriva. Ok, prima di tutto ci sei tu. Ah, uno alla volta, neanche tutto assieme, perfetto. E ora possiamo andare dall'altro lato. Vediamo nella fattoria se c'era qualcosa che fumava e mi sembra proprio di sì, eh. Mi sembra che c'era qualcosa che era rotto. Eccolo lì, infatti, quella pedana che nascondeva quella cesta di soldi. Da quel lato non mi sembra ci sia nulla e da questo lato non c'è nulla, perfetto. Andiamoci a prendere i nostri soldi. Ripariamo il tutto. Sono stato mangiato io intanto. Grazie di Dindì. Ah no, era ovviamente. Era una figurina. Eccoci arrivati al ponte che abbiamo appena riparato e ci prendiamo anche questi soldini. Non capisco, questi cubi cosa sono? Ah, non sono... Cioè, sì, sono cubi, ma sono, diciamo, pezzi del quadrifoglio che uniti tutti assieme ci daranno probabilmente un pezzo di energia extra. Ah. E ora ha senso. Effettivamente non riuscivo a capire, era sto cubo trasparente, dicevo, che cacchio c'è dentro? Aspetta un attimo, risali per favore che devo prendere quelle monete. Oh, calmo. Grazie. Siamo a 50 monete. Secondo me stiamo andando bene con le monete, eh. Qui c'è un'altra di queste cose rotte. Ripariamola. Ecco, fatto. Vediamo dove ci porta sopra, perché c'è un'altra cestina di soldi. Solo qui? Perfetto. Là, che cosa serviva? Mi sa i fiori, eh? Là sopra mi sa che servivano i fiori. Io per sicurezza mi ricarico di fiori. Ripariamo il ponte. Con anche l'animazione. La madonna. Sto riparomatica è incredibile. Un altro sticker, perfetto. Ripariamo il ponte anche dall'altra parte. Guarda, guarda che animazione incredible proprio. Un po' di altri soldini che non fanno mai male. Non mi ricordo se da questa parte del villaggio c'era qualcosa da riparare oppure no. Sì, c'era qualcosa, c'è qualcosa che fuma. Eccolo qua. Uno, due. Ecco fatto, con calma. Ah, ok, stavo dicendo, come la prendo quella moneta effettivamente? Basta che faccio il giro. Ci-cheng! 100 monete? No, penso una cinquantina. Grazie. Siamo a 272 monete su 300. Abbiamo trovato due foglie di quadrifoglio, tutti gli sticker. Ci manca solo il videoclip, che probabilmente è il videoclip del boss. Cioè, quando finisci il livello ti dà il videoclip, immagino. Non lo so, ipotizzo. Mucca, ora puoi venire e farti il giro lungo, perché passare sulla grata sia mai che poi cade dentro. Non sia mai, eh. Ma scusa, c'è la grata anche da questa parte? Ah, che stupido, ovvio. Sto dicendo, ho fatto il giro, è vero. Brava mucchina. Ora non ho più bisogno di te. Addio. Ci prendiamo i fiori, perché sia mai che ci servano. Altri soldini. Ecco qua. Ma va. Aspetta, quindi abbiamo detto. Ce ne mancano solo 20. Ce ne manca solo 19, ottimo. Ripariamo questo cosone qui. Ah, aspetta, devo tenere premuto. Dove mi porti, oh magica scatola? Qua sopra, benissimo. Ah, aspetta, forse sono tutte qui le monete. Ah no? Ah no, è il videoclip. Era il videoclip. Oh, calmo, calmo, Timmy. Calmo. Calmati. Santo cielo, ho avuto paura che cadesse di sotto io. Ci mancano solo 10 monete, che penso siano tutte quante nella zona finale. Quante volte ho detto che penso effettivamente? È incredibile. Abbiamo 140 monete. Volendo il radar per le stelline possiamo prenderlo, però se aspetto per il prossimo livello riusciamo a prenderci già qualcosa di meglio. Ad esempio il coso lì per il raggio aumentato del colpo di culo. Wow, you found all the crowns in Fairy World. That'll annoy the fairies. They like their crown coins.
E allora, visto che abbiamo trovato tutti i soldi, vado a salvare. Non mi ricordavo che il videoclip fosse una cosa esterna. Pensavo che il videoclip fosse un pezzo della storia, proprio il finale. Invece no, è proprio una roba extra. Eccoci qua, nell'arena del boss. Oh, Jester! Jester! Oi, perché la telecamera? Here I am. Wow, con che voglia! The ex-royal Jester! Hey, Nami Nami. I mean, yes, thy frumious bandersnatch. Give it up, Jester! You're not funny and you're coming with us! You have to give back the royal jewel and stop this nonsense! Io non le ho rubate! Jewel? Nonsense. Not funny. I'm positively mimsy without grade. I just want my job back. Non le ho rubate io. Why is it always fighting? Well, it's better than talking to this weirdo. Ah beh, giustamente. Allora, vuoi i cuori, eh? Allora, qui abbiamo solo i fiori, calmi tutti. The switch changed the fountain suit! Ecco, fatto. Quelli sono cuori. Hearts. Now to smatter you. Snickersnack. Preso. My purple spray has mortally wounded poor queen. Ecco fatto. Calmi tutti. Ora abbiamo bisogno dei quadri. Benissimo che... Oh, calmo. Fresh diamonds. Oh, calmo. Ora ci servono i fiori. Vieni con me. Preso. Oh, calmo. Spray has mortally wounded poor Quince. Ecco qua. E infine le spade. Ma quello era rosso? Oh, calmi, questi sono cattivi, questi mi menano. Ma dai, ma scusami. Perché non... Some beamish spade. Ah, forse dovevo aspettare che diceva la frase. Oh, you slidy toes. Aia, ma che dolore. Oh, you preso. I see that you have apprehended the despicable criminal. I'm not a despicable criminal. I'm a despicable jester. So do something funny. Ma povero. Lady Titania, Lord Oberon, Kalu Calais, have you come to give me my job back? One commands you to be silent, you miserable lump of earwig wax. Von Strangle, here is the thief. Where is the jewel? Where is the jewel, you miserable lump? What jewel? The royal jewel you stole, you pathetic speck of thieving termite dribble. Ma povero! I'm not a thieving dribble. I'm a dribbling jester. You still haven't done anything funny. I will question the suspect. He is puny. He will talk. I'm making you personally responsible for recovering the jewel, Von Strangle. See to it. Beh, tanto abbiamo ripreso il re e la regina. Come, Timmy Turner. Come, incompetent fairies. Follow me. Ma poveri, con tutto quello che abbiamo fatto. Vuoi salvare? Ovviamente.